Bene amici di HD Magazine Motori, siamo a Milano da Bridgestone, siamo con Stefano Modena, pilota che vi ricordo ha corso anche in Formula 1, adesso collabora con Bridgestone e volevo chiedere a Stefano che valore aggiunto può dare un pilota a una casa costruttrice di pneumatici? Tanti settori può dare un aiuto importante, soprattutto in questo caso sulle gomme sportive, però devo dire che insomma io non sono l'unico collaudatore della Bridgestone e ci sono anche tantissimi altri miei colleghi molto validi che collaudano tutti i tipi di pneumatici. Forse quello che mi sento di poter dire è che nel passato, anche adesso, soprattutto in questi momenti, quando ci sono dei prodotti nuovi da sviluppare, molto spesso vengo diciamo così, interpellato per poter dare alcuni suggerimenti, soprattutto sugli pneumatici sportivi. Bene, stiamo per avvicinarci alla stagione invernale, freddo, neve, acqua, Bridgestone ha ovviamente pneumatici invernali, però a te che sei pilota volevo chiedere che importanza ha mettere un pneumatico invernale sulla propria vettura? Beh, intanto voglio fare una premessa che intanto devono essere gli utenti della strada ad avere la testa proiettata verso l'inverno. E verso la sicurezza. È chiaro che loro determinano la sicurezza, possono cambiare anche qualsiasi tipo di macchina, però se non hanno la testa proiettata verso le cose, verso l'inverno, e questo è fondamentale. Gli pneumatici invernali ovviamente aiutano in queste condizioni di pioggia, di freddo, temporali improvvisi, ghiaccio, neve, qualsiasi di questo tipo, diciamo, condizioni invernali aiutano a proteggere l'utente della strada nelle condizioni che si può trovare davanti. E quindi quando si fanno spesso dei viaggi, quindi si vanno da situazioni di montagna o di pianura o cose del genere, o anche al mattino quando ci si alza e si trovano delle condizioni che sono inaspettate, gli pneumatici invernali aiutano tantissimo in questo, perché sono progettati proprio per convivere con queste condizioni di freddo, di ghiaccio, di neve, di acqua e quindi aiutano tantissimo la vita quotidiana. Ci sono in Lombardia delle ordinanze che obbligano il montaggio di pneumatici invernali, ci sono state, non so se quest'anno verranno reiterate, ma quando è sensato montarle e quando è sensato smontarle? Allora, è sensato montarle nei primi giorni di novembre, diciamo nei primi 15 giorni di novembre, montare le gomme invernali, ed è sensato toglierle nei primi giorni di marzo o verso la fine di marzo comunque. Ti faccio questa domanda perché alcuni utenti ce la pongono, alcuni utenti magari un po' pigri, che non si ricordano di smontare le gomme invernali al 15 di marzo. Ecco, cosa andiamo incontro se teniamo le gomme invernali in periodi caldi? È sbagliato. Gli pneumatici invernali vanno utilizzati nel periodo invernale, gli pneumatici chiamati summer, cioè quindi estivi, vanno utilizzati nel periodo estivo. Che cosa si va incontro se gli pneumatici invernali vengono usati anche durante l'estate? È minore aderenza, quindi minore spazio di frenata. E comunque sono comunque degli pneumatici che sono guidabili, guidabilissimi, non hanno difetti diciamo di guidabilità, però comunque hanno delle prestazioni inferiori soprattutto durante il periodo estivo, cosa invece che hanno rispetto agli pneumatici estivi hanno delle prestazioni incredibilmente migliori nel periodo invernale. Perfetto, ti ringraziamo. Grazie a voi.